Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è lunedì 11 marzo, iniziamo una nuova settimana, iniziamo raccontando un po', insomma, spesso e volentieri cerchiamo di raccontare anche la Milano che produce, la Milano che fa, la Milano che di tante mille imprese è costituita. Oggi vi raccontiamo una di queste imprese, ci ha colpito perché poi, insomma, adesso andremo a conoscerla meglio con le protagoniste, appunto, di questa puntata e quindi diamo il benvenuto a Patrizia Miccolis, amministratore delegato di Zeta Service. Buongiorno. Buongiorno, benvenute a Costanza Rossi, social media appunto di Zeta Service. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere qui con noi oggi. Allora, appunto, abbiamo parlato di Zeta Service. Che cos'è Zeta Service? Chi è? Che cosa fa Zeta Service? Zeta Service è una società nata 15 anni fa e si occupa dei servizi in outsourcing di amministrazione del personale. Quindi ci rivolgiamo alle medie e grandi aziende e gli seguiamo tutto quello che è attinente alla gestione del personale, quindi dall'elaborazione delle paghe, delle presenze, abbiamo anche servizi di sportello ai dipendenti, gestione delle note spese, quindi tutto ciò che gravita intorno alla gestione del Diciamo che personale. sgravate di un bel po' di lavoro le aziende, sono quelle cose sempre che uno, gli imprenditori so che spesso ma la grande idea, i grandi imprenditori, ma poi su queste cose qui si cade in un attimo, eh. Certo, il Quindi insomma personale è meglio delicato. sempre andare a parlare con degli esperti. Appunto, a chi si rivolge Zeta Service nel particolare per erogare questi servizi? Chi sono appunto i vostri clienti, Sì, i diciamo? nostri clienti sono appunto, come dicevo, medie e grandi aziende distribuite comunque sul territorio italiano, sia nazionali che internazionali. E dicevo appunto, fate tantissimi servizi, anzi, forse elencarli tutti non servirebbe, forse una puntata non No, anche basterebbe, perché se non no? li abbiamo, diciamo, cerchiamo di andare Direi comunque incontro alle esigenze dei i clienti. cavalli di I battaglia, diciamo quali sono, i best seller. best-seller, diciamo che siamo nati come servizio di elaborazione delle paghe, abbiamo una società collegata che si occupa di tutta la parte di consulenza del lavoro e quindi di consulenza anche gli uffici HR delle aziende. Com'è nata questa idea? Che tipo di società, che tipo di azienda è Zeta Service? Zeta Service è nata appunto 16 anni fa da un rimprovero. La nostra presidente e fondatrice dell'azienda lavorava in un'altra società, sempre comunque che si occupava della tipologia di servizi, e ha ricevuto un rimprovero perché è eccessivamente orientata al cliente. Quindi da questo rimprovero è nata questa idea di creare un'azienda che invece avesse proprio come focus l'orientamento al cliente, ma anche e soprattutto l'orientamento ai nostri collaboratori, quindi alle persone, persone che sono persone che lavorano con noi, ma anche persone che poi sono dai nostri clienti. Cioè, appunto la vostra presidente ha detto, no? Quindi, Sì, insomma, è che è un caso che siete tutte donne, oppure c'è qualche maschietto in azienda, c'è oppure. Ah, ci assolutamente, sono sì, anche ci sono le sono. nostre quote azzurre, come noi li chiamiamo per scherzare, ovviamente. È un lavoro molto amministrativo, quindi di servizio, di attenzione, di cura, di empatia nei confronti del cliente, quindi comunque tipicamente occupato e svolto da donne. Quindi noi siamo l'80% donne, ma ovviamente ci sono assolutamente anche No, uomini e interessante vedere che maschi. siete appunto un'azienda dove l'80% è donne, ma anche i dirigenti sono donne. Spesso vedete che siete un'azienda dove l'80% sono donne, poi quel 20% sono i dirigenti che invece sono non No, donne. Dici, no, no. allora, cioè, come funziona? Invece, per fortuna, insomma, anzi, è molto interessante questa cosa appunto che nasce da un rimprovero, da un'idea di dire, va bene, sì, il cliente è importante, ma bisogna fatturare, no? Come si dice di solito, bisogna andare invece, giustamente, Zeta Service dice, fermi tutti, se il cliente non è soddisfatto qua, non si Esattamente. fattura più niente poi. Esattamente, esatto, questo è proprio il focus, quindi il cliente deve essere soddisfatto e noi investiamo tanto affinché i nostri collaboratori usino proprio questo accorgimento di attenzione, facciamo tantissima formazione proprio sull'ascolto, sulla capacità di comprensione, le problematiche del cliente e di mettersi nei panni del cliente e cercare quindi di risolvergli la problematica. Cosa interessante, Zeta Service, come si dice, predica bene, razzola bene, però non il contrario, perché anche al vostro interno appunto avete cioè cercate di appunto adottare con i vostri collaboratori, con i vostri dipendenti, certe politiche all'interno È dell'azienda. fondamentale, questo è proprio stato proprio all'origine di Zeta Service, il focus ai nostri collaboratori. Facciamo servizio, il servizio passa
attraverso tutte le nostre persone e quindi sono loro che devono essere soddisfatti ed essere in grado poi di ascoltare i nostri clienti. Cioè Costanza so che ci teneva ad esempio proprio a parlare di quelli che sono poi i benefits, in un certo senso a tutti gli effetti, i benefici, esatto, anche dalla parte, sì, i benefit che avete nel lavorare in Z Service. Esatto, siamo molto fortunati come dipendenti di Z Service perché... perché prova a dire il contrario con di fianco amministratore delegato, non è che facile, eh? No, invece anche qui ripetiamo, è vero invece, è verissimo, posso confermare, e ci sono tanti benefit come per esempio la possibilità di lavorare in smart working, abbiamo la possibilità di fare delle visite mediche in azienda, quindi viene un dottore e noi nell'orario lavorativo possiamo fare delle visite, piuttosto che il maggiordomo, che noi andiamo veramente fieri del nostro maggiordomo aziendale, che è uomo, attenzione, sì, e lui si occupa per esempio di servizi come il lavaggio auto, piuttosto che il cambio gomme e il ritiro di pacchi che noi ordiniamo su Amazon, che ogni giorno arrivano in una quantità industriale. Fantastico. E quindi sì, lui insomma ci aiuta in questo. Cioè, già cambio gomme mi avevi convinto a fare domanda per venire assunto da voi, perché insomma sono quelle cose che uno appunto, cioè, non sa mai quando farle, sei a lavoro, non sai come fare tutto, e voi avete immaginato una figura che aiutasse il vostro lavoratore ad avere la possibilità di fare queste cose senza da parentesi di stasse al lavoro, quindi insomma, l'azienda vince sempre alla fine. Questa è la filosofia, diciamo, alleggerire di quello che è possibile il tempo che le persone dovrebbero insomma spendere fuori dall'attività lavorativa in modo diverso per potersi poi concentrare e dedicarsi maggiormente alle loro famiglie. Dicevate appunto che fate tantissima anche formazione, formazione anche appunto direttamente nelle aziende in cui andate, una formazione spesso volentieri rivolta anche all'ascolto, appunto al cercare di far capire quanto è importante il benessere dei lavoratori sul posto di lavoro, giusto? Esattamente, sì, investiamo tanto proprio in formazione, poi comunque siamo un'azienda in crescita, quindi nuovi ingressi ogni anno sono sempre importanti e quindi bisogna mantenere sempre l'aggiornamento formativo ricordando quelli che sono i nostri punti cardine. Fate anche poi dei progetti molto interessanti dedicati a certe tematiche. C'è un certo progetto che si chiama progetto Libellula che avete aperto, inaugurato nel 2017, mi sembra, nel 2017. Che insomma Vola va avanti ancora oggi. Di cosa si tratta? Di cosa si tratta, Costanza? Vola è proprio il termine esatto, come la libellula che abbiamo scelto come simbolo appunto del progetto, che nasce dall'idea di due nostre collaboratrici, Marilu e Deborah, che appunto hanno dato il via a questo progetto nel 2017 con un evento di lancio, e ad oggi il network di aziende cresce sempre di più. Parlo di network perché il progetto Libellula è appunto il primo network in Italia di aziende unite contro la violenza sulle donne. Questo progetto vuole fare della formazione quindi nelle aziende, è contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Questo vuole fare quindi una formazione contro tutti gli stereotipi, non solo nelle pubblicità a cui siamo esposti tutti i giorni, ma proprio anche il linguaggio, il non verbale. E questo solitamente viene un po' messo da parte perché quando pensiamo alla violenza pensiamo solo a livello fisico. Quindi diciamo il progetto vuole sensibilizzare su questo tema e sulle diverse sfumature che comunque la violenza sulle donne ha, perché non è solamente fisica. E è un progetto che vuole unire le aziende, perché in azienda noi viviamo la maggior parte delle nostre giornate e quindi tutto quel bagaglio di sentimenti ed emozioni che abbiamo magari fuori casa con una persona che ci sta facendo della violenza ce lo portiamo anche in azienda e troppo spesso facciamo finta di niente. E spesso credo anche che insomma altro tipo di violenza, si spera adesso non fisica, possa venire però anche sul posto di lavoro, anche a volte magari non so come dire, senza sapere che si sta facendo una violenza, magari appunto sbagliando i termini, sbagliando i modi di fare. Quanto appunto c'è ancora da imparare, soprattutto mi metto io, noi maschietti in primis, nel rapportarci con le colleghe sul posto di lavoro? C'è tanto da imparare, questo non lo dico io, ma lo dicono i dati che derivano da una survey che viene fatta a tutte le aziende che aderiscono al network. La prima cosa da cui partiamo è proprio un'indagine interna e spesso i risultati lasciano stupiti proprio i dirigenti delle aziende, perché non si sarebbero mai aspettati quel mood, diciamo, che si respira invece in azienda. Quindi insomma rimangono in realtà
quasi sconvolgente, sì, i dati che vengono, no, fuori. È sconvolgente perché, sì, comunque normalmente uno non si aspetta che ci siano un alto numero comunque di persone che subiscono una qualche forma di violenza. Quindi questo sondaggio anonimo riporta alla luce dati numerici e quindi poi a quel punto la direzione del personale non può fare a meno di intervenire, no? Consapevole della situazione. Certo, è buona parte violenza non in azienda, però può essere anche in azienda. Insomma, un progetto davvero, davvero interessante e che insomma ci tenete a dare dei valori, a darlo, è anche dal fatto che ogni anno decidete di dare, diciamo, un titolo, sì, all'anno, e quest'anno proprio di valori parliamo, no? Perché esatto, deciso che è l'anno dei valori. È l'anno dei valori. 2019. Sì. Dopo che siamo arrivati all'anno della felicità. Felicità, l'anno della bellezza e bellezza. E bellezza, esatto, e bellezza, insomma. Esatto, siamo partiti dalla meglio dell'orto cinese, per dire, no? Insomma, l'anno dei valori. È un mood che comunque è in linea con tutta quella che è la nostra filosofia di attenzione ai collaboratori. Quindi quest'anno sarà dedicato appunto ai valori. Sì. Esatto, sì, perché appunto, come diceva anche Patrizia, è proprio la filosofia, diciamo, di Z-Service, che crede, e ci crediamo tutti in realtà, che se una persona sta bene ed è felice, questo sentirsi bene lo porterà anche nel lavoro, e questo porterà solo un beneficio al lavoro che dovrà svolgere. Quest'anno appunto abbiamo deciso di dedicarlo ai valori perché abbiamo pensato, questo termine troppo spesso nel quotidiano lo utilizziamo senza in realtà riflettere su quello che vuole effettivamente dire. Per questo abbiamo aperto un percorso che ci porterà attraverso workshop, seminari, attività più o meno ludiche a riflettere appunto su questo termine e a riprendere consapevolezza sia sui nostri valori personali ma anche su quelli dell'azienda, per vedere in quale punto e quale no coincidono, e appunto poi per andare verso una direzione di conciliazione. E quindi sarà un percorso che farà crescere sia noi come persone a livello personale appunto, ma anche a livello professionale. E tutti questi workshop e seminari ovviamente fanno parte di un progetto più ampio, del quale però non posso dire niente perché è top ancora, secret, ancora, okay, top secret, sono sorprese però, per i nostri, esatto, collaboratori, però a fine anno lo scopriranno e sarà veramente bello. Appunto, parlando di valori, è già venuto fuori qualche valore che magari, non so come dire, sottovalutiamo, a cui chiediamo magari a volte per scontato, che invece è importante da far risaltare sul posto di lavoro? Ma diciamo che noi l'abbiamo voluto dedicare all'anno dei valori perché, grazie a Dio, insomma, siamo un'azienda in forte crescita, quindi i collaboratori che entrano sono sempre diversi ogni anno, quindi i nostri valori, i valori fondanti dell'azienda, sono quelli che ci hanno portato a questo livello di crescita, e quindi vogliamo riprenderli per ricondividerli con tutte le nostre persone e riformularli. I valori sono sempre quelli, no? Quindi l'attenzione, l'ascolto, la collaborazione, quindi noi abbiamo, per fortuna, insomma, siamo un'azienda dove il clima collaborativo è molto forte, quindi le persone non sono individualiste ma proprio lavorano in team e collaborano tra di loro, questo è fondamentale. Anche di empatia, hai parlato, empatia, l'hai detto, poi l'hai detto, sì, è proprio di empatia, sì, è una cosa che insomma non è facile per tutti. Non è facile per tutti, però ci si può allenare. Ci si può allenare, e ovviamente bisogna volerlo. C'è chi è più, diciamo, manifesta questa predisposizione e in chi meno, però è fondamentalmente, passa dall'ascolto genuino, quindi dalla voglia di ascoltare e provare a immedesimarsi appunto nel proprio interlocutore, con la voglia di aiutarlo a risolvere quello che può essere una problematica lavorativa quotidiana, insomma. Mi dicevi appunto che siete un'azienda in grande espansione, mi viene in mente quindi che un altro valore è il valore umano all'interno della vostra azienda. Assolutamente. E so che per quello voi fate anche tantissima formazione proprio per quello che viene chiamato sviluppo del capitale umano. Sì. Che detto così sembra una parola un po' strana, non si capisce bene cosa vuol dire, ma che in realtà detto ha davvero una mission fortissima. Sì, noi abbiamo una divisione che è la divisione Eleva, che si occupa, quindi oltre che occuparsi internamente, Eleva, che si occupa appunto dello sviluppo del capitale umano, di Elevare, che è praticamente una business unit che lavora, fa un servizio, quindi lavora anche per i nostri clienti, ma ovviamente internamente, cercando di portare tutti quelli che sono gli strumenti che possano dare consapevolezza alle aziende di qual è il valore del capitale che hanno in azienda, proprio il capitale delle persone. Ecco, perché questo viene a dire, cioè questo tipo di lavoro voi lo fate appunto anche, appunto, soprattutto, anzi, per, non solo per internamente, ma per tantissime anche per altre i clienti, aziende. Sì. Quanti di questi capiscono davvero
Che capitale umano hanno? Sono tante le aziende, sono tante. Ci sono sempre più aziende che comunque si sentono di voler investire nello sviluppo dei propri collaboratori Bella perché notizia. ormai credo, forse vabbè, ho una visione un po' di parte perché vivo in questo mondo, che però l'attenzione nei confronti dei propri lavoratori, un'attenzione genuina da parte di tutte le direzioni HR è sempre più Comincia. orientata, è sempre Ottimo. più forte in questa direzione. E immagino però comunque che spesso e volentieri si rimanga sorpresi però da questo sviluppo in realtà del capitale umano, cioè di quanto in realtà si può arrivare ad Certo. avere, giusto? Che tipo di operazioni fate poi in questo Allora, fatto? Che tipo di servizi potete si dare? Ci puoi fa capire? ovviamente un progetto con quella che è la direzione HR in relazione a quello che vuole fare, quindi c'è, non so, il potenziamento per esempio della rete vendita, della forza vendita, quindi tutta la formazione sulla forza commerciale, piuttosto che attività di change management può cambiare la direzione di un'azienda e quindi può aver bisogno di supporto nel trasmettere la nuova direzione, il nuovo messaggio, guidare l'azienda in questo cambiamento manageriale. Quindi poi sono diverse le attività formative che ovviamente possono succedere nella vita di un'azienda e che richiedono questo tipo di supporto. Allora, io credo che ogni anno poi ci siano più o meno sfide, appunto, che le aziende devono trovarsi a cercare di vincere e superare. Al momento, quali sono le sfide più grosse che le aziende si trovano, appunto, di fronte? Le sfide maggiori a cui poi voi cercate, appunto, di aiutare a superare? Sono proprio il clima aziendale. Il clima Il aziendale. clima aziendale, sì, perché comunque quando le aziende iniziano a introdurre delle survey, iniziano a capire che forse c'è qualche cosa da fare proprio sul livello di soddisfazione, dei lavoratori all'interno della loro azienda, o perché magari hanno bisogno di attrarre nuovi talenti e quindi ovviamente devono predisporre un clima che attragga talenti dall'esterno. Questo vuol dire ovviamente lavorare sin dall'interno, non solo di comunicazione, Ma che ne ovviamente. sapete cosa dicono? Che sono i colleghi a rendere il clima pessimo o è l'azienda a rendere il clima. Cosa dico? Ma Qual è la. diciamo che io non credo che un lavoratore da solo possa aver voglia di lavorare in un posto in cui non si sta bene. Quindi è sicuramente in parte credo che possa essere derivato dalla direzione. Ok, comunque almeno 50-50 si Sì, dice, c'è sempre. certo. Ricordiamo bene come fare, dove possiamo trovare, come fare se vogliamo metterci in contatto con voi per appunto avere Prego. tutto quello che. Anzi, che poi immagino, insomma, anche la lista dei servizi, come dicevamo prima, cioè è in divenire, come da dire. Sì, Cioè, certo, quanta sì. fantasia ci vuole per essere stato Ma delegato in un'azienda del genere, ad esempio? non è che ci vuole fantasia, perché grazie a Dio sono i clienti che ci portano Ah, le idee, ok. quindi bisogna avere la capacità di coglierle. Anzi, bisogna essere poi. Esatto, pronti a cogliere le esigenze, sono tanti i servizi che sono nati proprio su spinta dei nostri clienti, quindi per esempio una grossa multinazionale ci ha chiesto di gestire completamente il supporto ai dipendenti sulla lettura della busta paga, sulla lettura del cartellino presenze, piuttosto che sulla polis aziendale, quindi noi ci siamo formati, abbiamo organizzato un servizio che fosse disponibile e accessibile a tutti i lavoratori, tra l'altro in varie forme, telefonico, anche molti hanno scelto l'opzione WhatsApp. Per esempio, quindi i lavoratori ci scrivono ai nostri addetti tramite WhatsApp e noi gli rispondiamo tramite questi messaggi. Dove Scusate, abbiamo interrotto, appunto, diciamo, le ci coordinate trovano? dove possiamo trovare Zeta Service. Allora, possiamo trovarla, parto dall'offline, Vai. perché io sono molto propensa all'online, ma partiamo dall'offline, siamo in Viale Ortles 54A a Milano. In realtà abbiamo anche altre sedi sparse in Italia, Lodi, Novara, Treviso, Bologna. E quindi diciamo che ci raccogliamo tutti sull'online, sul sito di zservice.com e su tutti i social, LinkedIn, Instagram e Facebook. Siamo molto molto attivi anche sui social, quindi ci teniamo particolarmente a essere seguiti anche lì, Ecco, ecco. so, faccio la domanda da 1 milione di dollari alla social media. Sì. Perché un'azienda come Zeta Service si attiva sui social? È proprio perché per la nostra voglia di raccontare come si sta in azienda, come si può vivere in azienda, il clima aziendale e infatti noi sui social questo raccontiamo, la nostra quotidianità che ci piace condividere sia con i nostri collaboratori che con i nostri clienti e potenziali. Costanza, mi sembra di aver capito che insomma la miglior pubblicità che avete siete voi stessi, nel Esatto. senso che il vostro ambiente, il tipo di lavoro che fate all'interno vostro è la miglior pubblicità per far capire cosa fare come con il cliente finale, Noi i giusto? nostri clienti, ovviamente. Sì. Insomma, io ho visto solo sorrisi, quindi devo dire che è
molto interessante questa realtà. C'è qualcosa che state sviluppando di cui insomma possiamo parlare o tutto top secret? No, No, possiamo. possiamo parlare di qualcosa, di una divisione aziendale appena nata che partirà in questi giorni proprio e si chiama Felicità e Valori Lab. È una divisione aziendale nata appunto da questa filosofia di Zeta Service di mettere appunto i valori in gioco e abbiamo scelto 10 ambassador. Che saranno i portavoce, diciamo, ascoltando i propri collaboratori, i propri amici, diciamo, perché siamo una famiglia, in Zeta Service ci definiamo così, e ascolteranno quali sono i loro bisogni, condivideranno tutto questo con l'area manageriale affinché poi venga trovata una soluzione, appunto, e quindi anche nuovi stimoli a quelle che sono le esigenze, appunto, di tutti i collaboratori. E partirà in questi giorni, siamo già sul pezzo in Come si realtà. chiama la divisione? Felicità e Valori Lab. Fantastico, cioè, sentire la parola felicità in un'azienda già ti fa venire voglia di andare a lavoro la mattina, cioè. Esatto. Diciamo che ci avevamo pensato bene prima di chiamarla così, perché comunque parlare di felicità in un ambiente di lavoro può essere anche controproducente, però siccome ci crediamo così tanto, abbiamo deciso di Ma io lanciarsi. spero, infatti vi faccio un grandissimo in bocca al lupo soprattutto per questa divisione, perché insomma, sapete, non so se sicuramente conoscete, nel Butan esiste il FIL, che è la felicità interna lorda, viene calcolato il prodotto di quella nazione non solo con il PIL, ma con Ma il anche FIL anche. Io direi che adesso calcolare la vostra redditività sul FIL, cioè secondo me voi fate dei FIL altissimi, cioè avete la felicità interna lorda ci pazzesca, lavoriamo cioè, tanto, si sì. vede. Calcoliamo. Proviamo a trovare Adesso provare l'indicatore. a trovare l'indicatore del film, che veramente è interessante, davvero si capisce come, è vero, sono parole, sono frasi, a volte magari si spesa di filosofeggiare troppo, ma invece poi dopo nella praticità, No, insomma, no, vediamo sono cose che concrete. insomma, i risultati ci Concreto, sono, i vostri clienti sono felici, diventa sempre di più, quindi insomma sì. qualcosa vuol dire che Esatto, funziona, come dire, esatto. se le cose funzionano vuol dire che vanno davvero bene. Ricordiamo il sito internet, Costanza? zservice.com e per il progetto Libellula invece è progettolibellula.com. Ecco, se uno volesse appunto portare il progetto Libero nell'azienda, come funziona? Può contattarci appunto o attraverso il sito direttamente del progetto Libellula o anche passando attraverso quello di Zeta Service e noi saremo felicissimi di dare il benvenuto ad un'altra azienda del network, perché ovviamente più siamo e meglio Certo. è. Perfetto, va bene. Io vi ringrazio tantissimo, davvero è stato Grazie. interessantissimo conoscervi, ringraziamo tantissimo Patrizia Micolis, amministratore delegato di Grazie a Zeta voi. Service, Costanza Rossi, Grazie. social media di Zeta Service, grazie mille davvero, complimenti e buon Grazie. lavoro ancora, davvero. Grazie altrettanto. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta alle 12.30 su Milano All News, grazie mille, arrivederci, a presto.